e andiamo a tirare fuori il sudore della nostra fatica. E Roberto? Sì, dimmi. Qualcuno ci scrive che questa non è la vera porchetta perché la porchetta è quella intera. Sì, beh, anche noi ne facciamo tante di quelle veramente durante la settimana. Anzi, adesso che ci ripenso, ne stiamo proprio sfornando una. Vieni che gli facciamo vedere che le facciamo anche noi. Dispositivo di sicurezza, questo sempre. Venite, venite, andiamo di qua. Ok, eccoci qua. Allora siamo ai forni, Così vediamo, ecco, le porchette pronte da cuocere e le porchette appena sfornate. Oh, adesso vediamo la meraviglia, Facciamo uscire un po' di fumo. Il forno è bollente. Lo spengiamo, altrimenti il calore ci coce pure a noi, così le porchette diventano due e andiamo a tirare fuori il sudore della nostra fatica. Piano piano, che sotto c'è l'olio che noi ovviamente facciamo scolare, perché le nostre porchette, come ripetiamo sempre, perdono quasi il 36, il 47% del loro peso, perché le nostre cuociono come si devono cuocere veramente le porchette. Ecco qua. E adesso andiamo a misurare la temperatura. Abbiamo coperto i cosci perché ovviamente, come vedete, la porchetta viene a dove è più grande e è più piccola, quindi la cottura non è regolare. I cosci sono arrivati prima, li abbiamo coperti e adesso dobbiamo controllare le altre parti. Il collo, le spalle sono quelli che di solito ci mettono un pochino in più. Ecco, la porchetta è cotta. Diciamo che se arriva a 70 è meglio, ma questa ci arriva perché eccolo qui, 67, 68, gli diamo qualche secondino, 69. Sì, la porchetta è cotta. Vi faccio vedere la differenza, che qui ovviamente essendo più piccola, guardate un po' la temperatura, visto? Ecco perché noi dobbiamo fare la cottura in questo modo. La porchetta è pronta, eccola qua, bella, intera come la vera porchetta, come qualcuno si lamenta. Bello spettacolo.